sposa 2020 nel segno dell'amore? Certo, come sempre. Cene in famiglia o cenoni con amici per salutare il 2019 e dare il benvenuto al 2020. In famiglia davanti al camino o cenone con amici. Per quanto attiene il cenone di fine anno, saranno destinate alla tavola 94 euro in media a famiglia, con un aumento del 14% rispetto allo scorso anno. Lo dice la Coldiretti in vista del Capodanno, per il quale si prevede che più di 7 italiani su 10, il 71%, consumeranno il cenone di fine anno nelle case proprie o di parenti e amici, mentre gli altri si divideranno tra ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi. Ormai ci siamo, il 2020 sta per arrivare. Tanti gli auspici e i propositi per il nuovo anno. Ascoltiamo quelli dei beneventani. Qual è il suo augurio per questo 2020? Lavoro per tutti, serenità e tranquillità. Senta, invece per quanto riguarda Benevento, che cosa augura la città di Benevento? Auguro di poter progredire sul piano delle attività, del lavoro, della cultura, che possa diventare una delle prime città in Italia, lo speriamo. E c'è qualcosa che proprio desidereresti dal nuovo anno? Soldi, perché no? Sperando quello, sì, ovviamente. La sicurezza sul lavoro, cioè un lavoro più che ti renda, diciamo, non come i contratti moderni. Salute, sicurezza e un po' di benessere per tutti. È un piatto tipico che non dovrà mancare durante... Il codechino. Dove passerete Capodanno? A casa, in famiglia, davanti al caminetto e tradizione. Un piatto che non dovrà mancare? Un piatto che non dovrà mancare, un dolce, diciamo, la copeta. Io mi auguro che ci sia più programmazione culturale, dico culturale, non solo intrattenimento in questa città. E mi auguro che certe cose, certe scelte scellerate non vengano perseguite fino in fondo, ma sarebbe troppo lungo. Mi riferisco al terminal bus, che è un'assurdità togliere da dove si trova. Guarda, io vedo che c'è una società talmente cattiva, è meglio un po' di pace, serenità per tutti e anche un po' di solidarietà a chi ha bisogno. Qual è l'augurio per questo nuovo anno? Vabbè, vogliamo dire le solite banalità, pace, amore e fantasia, che si stesse un po' meglio, soprattutto in politica, anche locale, non lo so, meno topi, meno luminari, fa niente, però meno topi, meno strade sporche, buche, le cose quotidiane, non andiamo sull'impossibile.